Una nuova puntata di Spunti e Spuntini. Do il benvenuto a tutti i nostri telespettatori, do il benvenuto anche a chi ci accompagnerà in questa prima parte della puntata di oggi, che vogliamo doverosamente dedicare alla giornata della memoria. E per approfondire questo tema insieme a noi abbiamo in collegamento il professor Camillo Brezzi, a cui do il benvenuto a Spunti e Spuntini. Buonasera. E anche due ragazzi, perché appunto vogliamo raccontare anche attraverso la voce dei più giovani, attraverso i loro ricordi, l'esperienza che è in questo momento, tra parentesi, diciamo per il momento della pandemia, quella del treno della memoria. Do il benvenuto anche a Fabio De Monaco e a Rachele Ciompi. Buonasera a tutti. Allora, ecco, cominciamo da lei, professor Brezzi, perché anche quest'anno ha con il suo libro l'occasione di raccontare un lungo lavoro di ricerca. Il suo libro L'ultimo viaggio, che è uscito lo scorso anno, ma è ancora ovviamente una fonte valida di riflessione sul tema della memoria. Ecco, cominciamo da qui, dal motivo per cui ha raccolto questi documenti, queste testimonianze all'interno del suo libro. Ho avuto la fortuna di partecipare a tutte le 22 edizioni con quest'anno del Giorno della Memoria, che è stata la conseguenza di una buona legge approvata nel luglio del 2000 e che ha istituito anche in Italia un giorno dedicato nel calendario civile a quella tragedia enorme che ha caratterizzato il Novecento, e cioè la Shoah. Ho avuto la possibilità anche di incontrare dei testimoni. Mi ricordo che proprio nel 2008, in occasione del Giorno della Memoria, qui ad Arezzo è venuto Shlomo Venezia e abbiamo dialogato sul suo libro Sonder Commando Auschwitz. Nel 2018 Piero Terracina è venuto al premio dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Era in occasione dell'80° delle leggi razziste del fascismo, e fu un incontro emozionante anche per le parole che disse nella piazza di Pieve, e che poi lasciò all'archivio una sua memoria che io ho utilizzato anche nel libro. Ecco, io mi sono soffermato sull'aspetto iniziale della Shoah, cioè l'inizio del viaggio, l'ultimo viaggio, perché per molti purtroppo ebrei portati ai campi di sterminio è stato l'ultimo viaggio. È anche un modo diverso di vedere il viaggio. Noi quando si parla di un viaggio si parla sempre in maniera festosa, pensiamo, qui invece c'è già dai primi passi l'atteggiamento di umiliare questi deportati, di farli soffrire, e il racconto del viaggio, anche se può sembrare sempre lo stesso, i treni piombati, questi deportati numerosissimi in un vagone, pressati uno con l'altro, un bidone che serviva per le necessità corporali, la fame, la sete, gli ordini che arrivavano e che non si capivano perché erano in tedesco. Ecco, invece dai racconti si ha varie esposizioni, ed sono delle pagine di una letteratura civile, e quindi mi ha fatto piacere metterle insieme su tre momenti: l'arresto da parte dei nazisti o dei fascisti della Repubblica Sociale Italiana, il viaggio nel treno piombato e poi l'arrivo sullo Judenramp di Auschwitz-Birkenau, perché io ho analizzato 7 personaggi: Liliana Segre, Primo Levi, Piero Terracina, Shlomo Venezia, San Modiano e le sorelle Bucci, che arrivano tutte da varie parti d'Italia
e di possedimenti italiani erano tutti al campo di Auschwitz. Ecco, infatti questa immagine che ci ha proposto la nostra regia è appunto davvero calzante ed è, non abbiamo scelto un'immagine di repertorio o qualcosa che avevamo nel nostro archivio, ho scelto le immagini dei ragazzi che mi hanno inviato pochi giorni fa, proprio i ragazzi che sono in collegamento con noi, perché vogliamo vedere attraverso i loro occhi questa iniziativa così importante, di così alta sensibilizzazione, che è il Treno della Memoria. Diciamo, loro hanno partecipato all'ultima edizione, diciamo così, che è stata possibile realizzare prima della pandemia, e vorrei, ecco, dare la parola a loro per un racconto di quelle emozioni, di quella settimana che hanno vissuto proprio, tra l'altro, utilizzando il treno, che era lo stesso mezzo che i deportati utilizzavano. Ecco, intanto do la parola a Rachele, comincio da te. Ecco, tu in quegli anni, in quell'anno eri studentessa delle superiori, adesso mi hai raccontato, sei iscritta all'università, ecco, stai facendo medicina. Cosa ti porti nel cuore di quella settimana? Ecco, sicuramente sì, come hai detto, è una grande opera di sensibilizzazione, ma comunque anche un'esperienza che almeno a me ha segnato profondamente. Perché comunque, diciamo, tutti conosciamo l'orrore che è Auschwitz, però poi quando si arriva realmente lì ci rendiamo conto di quello che è successo, ecco, nel vedere soprattutto le immagini dei prigionieri, gli oggetti che poi i soldati gli prendevano prima di appunto imprigionarli, e quindi comunque è un, diciamo, un momento in cui ci si rende conto effettivamente di quello che è significato, e di conseguenza, ecco, ci si rende conto di quanto rispetto dovremmo portare sia ai prigionieri che alla giornata in sé che sfruttiamo per ricordarli. Ecco, quanti eravate, lo chiedo anche al tuo ex compagno di classe, giusto Fabio, quanti eravate in quell'esperienza? Ecco, quanto è importante averla condivisa sia con i propri coetanei, ma anche con magari autorità istituzionali, docenti? Sì, in pratica abbiamo avuto questa possibilità, l'ultima come hai già detto, e per questo siamo stati molto fortunati. Come hai già detto anche dalla mia ex compagna di classe, è una cosa molto segnante, che a parole è difficile da spiegare, infatti questa gita ci ha aiutato molto. E per esempio a me mi ha colpito molto dove erano sistemati i prigionieri nei dormitori, e anche i vari oggetti, come per esempio i giocattoli per bambini o anche gli oggetti più tradizionali, e questo mi ha messo un grande senso di angoscia. Mi immedesimavo in loro, e pensare da un giorno all'altro cosa gli è successo mi fa venire difficile da descrivere a parole, diciamo. Sei rimasto, ecco, un po', anche un po' forse scosso da questa, sì, esperienza. È l'emozione, è ricordare, soprattutto mettersi nei loro panni, ricordo riaffora. Ecco, tra l'altro quando vi ho chiesto di fornirmi qualche fotografia, ecco, soprattutto quelle che vediamo sono scattate da Fabio, poi alcune da Rachele, ma Rachele mi ha detto proprio che non se la sentiva di scattare delle fotografie all'interno, ha fatto delle fotografie esterne e poi, ecco, prego Rachele. Sì, ecco, secondo me, cioè, ho preferito, ecco, più osservare quello che effettivamente hanno dovuto subire, piuttosto che cercare di avere delle foto, diciamo, per riguardarle, ecco. Ho preferito osservare, capire effettivamente come potevano sentirsi quando venivano trattati, venivano umiliati, insomma, e di conseguenza ho ritenuto più giusto non fare foto all'interno. Ecco, torno dal professor Brezzi perché vorrei chiederle, ecco, non a caso ho scelto anche di coinvolgere i ragazzi, perché anche quando Liliana Segre, che lei ha nominato poco fa, ecco, come fonte di ispirazione anche per il suo libro, dicevo, quando Liliana Segre è venuta qua ad Arezzo, a Rondine in particolare, ha scelto di lasciare la sua ultima testimonianza ai più giovani, poi tra poco sentiremo un estratto. Ecco, in che modo è possibile entrare
nei cuori dei più giovani per lasciare questa impronta che serve a non ripetere quanto è accaduto. Vorrei sottolineare l'importanza di questi testimoni, perché nel dopoguerra a tutti era noto che c'era stata la Shoah, però c'è stata una stagione dell'oblio, una stagione del silenzio. Solo c'era un'eccezione meravigliosa, che era quella di Primo Levi, che aveva una gran voglia invece di raccontare, perché si poneva proprio il problema che non bisognava dimenticare. Doveva essere oggetto di storia questo terribile, indicibile tragedia che è stata la Shoah. E molti testimoni hanno proprio accompagnato i primi viaggi della memoria. Questi viaggi che ricordavano i due ragazzi sono venuti fuori da quella legge che ha istituito il giorno della memoria in Italia. E questi viaggi spesso erano accompagnati da Terracina, da Shlomo Venezia, da Sami Modiano. Sono diventati degli accompagnatori e portavano la loro memoria di quei giorni. Quell'emozione che ricordava prima Fabio è un'emozione che prende tutti che vanno ad Auschwitz. Vorrei quasi dire che ognuno di noi dovrebbe andare una volta ad Auschwitz, vedere che cos'era. Naturalmente non abbiamo l'esatta sensazione degli anni 44-45, però ci sono delle costituzioni di effetti che rendono bene quelle vetrine dove sono raccolti tutti gli occhiali o i capelli o le valigie con le quali arrivavano i deportati, perché gli dicevano che loro sarebbero andati a lavorare, ingannavano, perché c'era l'umiliazione e l'inganno. E quindi questi testimoni proprio vogliono richiamarci, e i loro testi ci vogliono richiamare sul fatto che sì, come diceva Primo Levi, è successo e può accadere ancora. Ecco, professor Brezzi, prima di salutarla le vorrei chiedere se sta continuando a lavorare su queste storie, se ci sono altri testimoni anche nel nostro territorio delle vicende legate alla Shoah. Sì, sì, il mestiere dello storico è quello di continuare sempre, anche quando si è in pensione come nel mio caso, e questo libro lo è la dimostrazione, quindi continuo a lavorare sulla memoria, attraverso l'archivio dei diari e attraverso i miei scritti. Bene, noi la ringraziamo per aver condiviso la sua ricerca, insomma il suo lavoro di ricerca con noi. Grazie a voi. Ringrazio anche Rachele e Fabio che sono appunto testimoni dell'esperienza del treno della memoria, e ci auguriamo che molti ragazzi possano tornare a fare questa importante esperienza. Io vi lascio e chiudo questo spazio, come vi dicevo, con le parole di Liliana Segre a Rondine, cittadella della pace, che proprio ai ragazzi ha voluto in maniera simbolica lasciare la sua ultima testimonianza. E al di là della del lungo racconto che magari molti conoscono, questo piccolo contributo, questo piccolo estratto vuole proprio sottolineare il senso della decisione di aver lasciato il testimone proprio ai ragazzi. Quindi ce lo vediamo insieme, poi andiamo in pubblicità e torniamo con Spunti e Spuntini. Dopo averci pensato tanto, come concludere questa lunga, lunga, lunga trentennale stagione di testimonianza nelle scuole, là dove mi hanno invitato, parrocchie, circoli, ma soprattutto scuole, dove vorrei parlare per l'ultima volta in pubblico, visto che c'è un momento in cui una persona di 90 anni, come sono io, dice: beh, basta, adesso mi riposo, adesso non voglio più
ricordare, non voglio più soffrire, non voglio più, non voglio più. E ricordandomi da sempre l'effetto che Rondine mi aveva fatto così tanti anni fa, questa che allora era un'utopia, che allora era un sogno di poche persone di buona volontà, ma che subito mi aveva preso come in un incantamento di quello che io avrei voluto realizzare nella vita, di quello che vedevo come qualche cosa di impossibile e che invece qui nella piccola realtà di allora, piccolissima, modesta realtà di Rondine, si cercava di fare. Era un inizio straordinario. Beh, comunque di solito in questi casi si deve sempre cominciare con i ringraziamenti. E io sono molto sempre poco formale e so benissimo che dovrei per primo ringraziare tutta questa sfilata di autorità importanti che con tutto il lavoro che hanno tutti i giorni che seguiamo alla televisione, sui giornali, senza pace, senza requie, in più con la pandemia, hanno trovato il tempo e la volontà e il desiderio di essere qui oggi, per cui li ringrazio tutti, perché capisco che in ognuno di loro c'è una grande buona volontà oggi di essere qui. Ma da nonna, come io sono per fortuna orgogliosamente nonna, sono i ragazzi quelli che io ringrazio, quelli che vedo e quelli che so che mi vedono, ma che io non vedo. Sono tutti quei miei nipoti ideali che non mi stanco mai di dire quando racconto la mia storia, visto che nel mio racconto c'è la pena, l'amore, la pietà, il ricordo struggente di quella che ero io, di quella che ero io ragazzina e di cui oggi sono la nonna, una nonna incredula e a volte incapace di stare così vicino, profondamente, con struggimento, senza lacrime ormai da tanti anni, a quella ragazzina che ero io. E quindi grazie a questa importante testimonianza che abbiamo riascoltato davvero con piacere di Liliana Segre, grazie ai nostri ospiti con cui abbiamo approfondito il tema del giorno della memoria. Torniamo tra poco con Spunti e Spuntini.